Costruire un kicker è una cosa abbastanza semplice, nel senso, se uno vuole divertirsi fuori e farsi un saltino, può costruirlo ovunque, nel senso, dipende dal proprio livello, ma è abbastanza semplice. Lo snowboard non è un semplice sport. Lo snowboard è un cazzo di stile di vita. E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Non so da quanti anni non si vedeva tutta questa neve in Italia. Dalle Alpi agli Appennini, neve, neve e ancora neve. E purtroppo è capitato tutto nell'anno peggiore di sempre, quello con impianti chiusi e l'impossibilità di raggiungere le nostre amate montagne. Ma chi ha la fortuna di vivere proprio in quelle zone si sta arrangiando come può per trasformare il proprio giardino o la discesa sotto casa o la montagna che sta a due passi da casa in un parco giochi. Beh, mettiamola così. Se vogliamo goderci lo snowboard veramente come dei pro, allora dobbiamo essere pronti a crearci un park dove possiamo. Che sia un kicker con atterraggio in powder o che sia una mini jibbing line arrangiata con tubi rubati ai vostri vicini di casa, quello che conta è riuscire a costruire qualcosa con cui divertirsi. In questa puntata parliamo proprio di questo, come crearsi un park fai da te. Se ci hai mai provato, allora sai che ci sono mille cose a cui pensare e probabilmente i primi due o tre tentativi sono stati solo tanta, tanta fatica per arrivare a scoprire quell'errore in più. Se invece non ci hai mai provato, ma vorresti tanto farlo, allora sei nel posto giusto e tra poco più di mezz'ora saprai tutto ciò che c'è da sapere per costruirti il tuo park fatto in casa. Ovviamente non sarò io a dirtelo. Io rientro nella prima categoria, cioè quelli che si spaccano la schiena solo per capire di aver fatto un'altra cazzata. In questa puntata ci sarà con me Federico Bisotti, in arte Tecno Cookie, uno dei costruttori del Mottolino Snowpark. Con lui abbiamo parlato di come costruire un kicker, delle cose a cui bisogna pensare prima di mettersi a spalare e ai vari modi in cui costruirlo. Ma anche di cosa voglia dire essere uno shaper, di come si mantiene un park e di come bisogna comportarsi quando si è lì dentro. Insomma, tutto ciò che c'è da sapere per fare un altro più 1% nello snowboard. Prima di lasciarti all'intervista con Cookie, ti ricordo che puoi iscrivermi in ogni momento per darmi feedback, suggerimenti o critiche sulle puntate. Sono tutti ben accetti e allo stesso livello. Ma anche semplicemente per scambiare quattro chiacchiere sulla nostra passione in comune, lo snowboard. Ho già avuto modo di conoscere un sacco di persone fantastiche grazie a questo podcast e spero di conoscerne altrettante. Mi trovi sia su Instagram che su Telegram, in entrambi i social come chiocciola Mattia Radenti. Sappi che leggo e rispondo sempre a tutti i messaggi che ricevo. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Federico in arte Tecno Cookie. Ciao Fede, come stai? Ciao a tutti, benissimo. Te come stai? Bene, bene, dai, bene, ma non benissimo, diciamo perché ancora non sono riuscito a farmi un paio di sciate serie. Tu sei su a Livigno, io di solito a questo punto dell'anno sarei già venuto su un paio di volte e quest'anno ancora niente, purtroppo, questa stagione, quindi diciamo bene, ma non benissimo, dai. Io sono nel lato opposto, sto sciando più del solito. Allora, Federico è uno shaper di mestiere, è uno shaper del Mottolino Snowpark di Livigno e penso che
voi che ci state ascoltando l'avrete visto almeno una volta, questo snowpark. Se non l'avete visto mai, non sapete cosa vi perdete, perché è uno dei park più belli, più forniti, insomma, migliori, del panorama snowpark in Italia. E Fede, ti va di presentarti, dirci due parole? Dopo avremo modo nel corso dell'intervista comunque di farti delle domande un po' più mirate. Intanto, ecco, se ti va di dirci due parole di presentarti. Ma va bene, niente, io sono Federico, Tecno Cookie anche, per gli amici o per il mondo dello snowboard o dello sci freestyle. E niente, sono un ragazzo che ha inseguito un sogno per la passione dello sci, ha voluto trovare diciamo, una conciliazione con una passione e un lavoro, e quindi sono diventato uno shaper e lavoro in motorino qua da 3 anni. Sia d'estate che d'inverno, ed estate mi occupo del bike park e abbiamo creato anche una bella scena, credo, in questi anni, una bella situazione, creando anche una crew di shaping chiamata Techno Shaper, insieme al nostro responsabile Mauro Toffaletti e tanti altri ragazzi. E niente, questo è Techno Cookie. Esatto. Senti, Fede, anzi, Cookie, dai, ti chiamo Cookie. Che vuol dire essere uno shaper? Allora, fare lo shaper vuol dire tante cose, nel senso che fare lo shaper parte da mantenere la tua montagna, quindi dal paletto alla rete che vedi all'entrata del park, alla costruzione stessa di uno snowpark, che non è ultima, ma non è neanche prima come cosa, come tanti possono pensare, perché uno snowpark è veramente a 360 gradi una parte di montagna da tenere molto sott'occhio e controllata, sia dalla sicurezza sia dal divertimento delle persone. Dopodiché uno shaper deve essere, per essere un vero shaper, deve avere una conoscenza grossa della costruzione sia di uno snowpark che di un salto, sia dal terreno che arrivare alla neve, che a costruire un interrazzamento, che poi a costruire strutture magari più semplici come possono essere dei rail o qualsiasi altra cosa che richiede il freestyle stesso o anche solo il divertimento delle persone, come può essere un freeride cross oppure un'area fun oppure anche mettere giù delle manine che girano per i bambini per dargli un 5, che sembra poco, ma se uno pensa a 3 volte che nevica, tutti i giorni che il gatto passa da parte, il mucchietto di neve, è un lavoro e è il compito dello shaper. Quindi lo shaper, a discapito di quello che pensa tantissima gente, è un lavoro fighissimo, ma si concentra proprio sul lavoro, cioè nel senso è un muratore che lavora con la neve, è un muratore che lavora con le intemperie, con la natura e non si ferma mai, mai, Chiaro, sempre per far divertire la gente il giorno gli shaper sono quelli che lavorano dove gli altri si divertono, insomma, dai, diciamola così. Che dopo. Esatto, quando noi sì. stiamo lì gasati perché vediamo che butta giù mezzo metro di neve in una notte, voi siete quelli che balzate di notte e andate a diseppellire le strutture per rimetterle mezzo metro più in alto, insomma. Infatti all'inizio della puntata quando mi hai detto che tu non sciavi, ti ho detto guarda, quest'anno io sto sciando più del solito, perché era anni che non mi vedevo più la fresca come quest'anno, diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere, perché di solito se nevica lo shaper deve pulire il park e poi per lo shaper parte anche quella guerra di personale, no? Quella sfida personale di prima puliamo, prima apriamo il park, prima la gente torna a girare. Quindi sì, dopo lo shapers crew, perché comunque cioè lo shaper non esiste da solo. Lo shaper è una squadra, lo shaper è una crew, si lavora insieme per fare quello che si fa. Quindi lo Chiaro. shaper non è nessuno da solo. E com'è la giornata tipo di una shaper crew? Vi svegliate Lavorare con la uno notte? shaper crew dipende in che situazione. Nella giornata più bella, quindi sole, giornata normale, arrivi su, check del park,
quindi appunto come ti dicevo la sicurezza, quindi i cartelli dove vanno messi, le reti chiuse dove sono passati i gatti, poi c'è tutta la parte di branding, quindi bandiere, cose varie, un check generale al park, togliere tutte le palline di neve che crea il gatto sui landing, perché poi noi lavoriamo molto bene, quindi mattina landing fresati, morbidi, checkato tutto, controllato tutto perfettamente, quindi c'è tutto questo tipo di lavoro la mattina del park e delle aree fan. Poi c'è l'apertura del bag e poi c'è il servizio generale all'utenza, perché anche qui noi molto, a diversità di altri park, noi stiamo tutto il giorno in park a controllare che l'aria salti sia in sicurezza, quindi che non entrano, sai, persone che vogliono solo sciare, quindi si indirizzano magari nell'area più tranquilla dove possono fare magari take off senza fare delle strutture o cose del genere. Finché poi non arriva il pomeriggio e dopodiché riparte la situazione di shaping reale dove ci sono 3 ore di fuoco dove reshapi tutto il park, che è grosso. E park normale, park appunto per i bambini. Invece il Ferrari Cross di solito, visto che è una manutenzione più ordinaria, si controlla la mattina. Più Chiaro. o meno questa è la giornata quando il tempo è bello. Se invece nevica, tutto si anticipa, quindi la mattina si va su prestissimo, si parte nel pulire, diciamo, le cose più importanti che si possono rovinare di più, quindi magari un kicker perché è un salto fa ridere, ma un salto di neve la neve lo rovina. Quindi più sei sbrigativo e più sei celere nel pulire appunto i salti, meno la neve si attacca e quindi ti rimane il tuo fondo sotto e la transizione, che è la cosa più importante di tutto il salto, rimane intatta senza far troppa fatica. Poi ci sarà un reshape chiaramente tutto, però non è che ci sarà un lavoro eccessivo. Chiaro, quando parli Dopodiché di zip transizione. line, tutto quanto, e vai avanti finendo con l'ultima cosa, il bag, che è il lavoro più grosso che c'è in parco, la pulizia del bag. Certo, perché va ripulito dalla neve, immagino. Esatto. Senti. Invece, per quanto riguarda la parte, penso che vorrei sapere anche questo, più divertente della cosa, che sarà la costruzione, che è, diciamo, la cosa che precede tutto questo. Quella è la cosa più lunga e più, diciamo, macchinosa, nel senso, perché comunque devi correre indietro o all'innevamento o a sperare che madre natura ti regali tanta neve, ma comunque la neve naturale non è mai quella sperata per la costruzione. E lì pian piano lo shaper tutti i giorni arriva sulla mattina e quando il gattista, capito, riesce a spingere abbastanza neve per costruire il salto, si costruisce il salto, quando dopo si parte con una zipline, procedi su una zipline e via dicendo. E più o Chiaro. meno a grandi linee questo è il lavoro dello shaper. Chiaro. Ma tu quando prima hai parlato di transizione, che era parte importante, ti riferisci proprio al kicker, giusto? Quella è la transizione. Sì, Quindi certo. pulire il Sì, perché kicker. allora poi dipende, nel senso, io ti sto parlando per la mia esperienza e per la metodologia di lavoro che sto usando negli ultimi anni con la squadra Chiaro. Chiaro. con cui lavoro. E con quello che mi hanno insegnato e ti dico anche quello che, su cui cioè, ci farò, spero, una mia carriera, perché comunque ci credo molto in questo che mi hanno insegnato. Quindi, kicker costruito a gatto e poi mai più toccato con un gatto. E appunto per questo ti dico la transizione importante, perché comunque il peso anche di un gatto può variare, capito? Di poco, ma pian piano anche la transizione, quindi sempre tutto a mano, transizione importante. E quindi sempre mantenere la transizione nel kicker con la sua gradatura, col suo raggio, sempre. Anche magari, capito, in una situazione magari di divertimento a casa. Certo, ecco, andiamo direttamente su questo argomento, poi magari c'avevo anche qualche altra curiosità, ma me la tengo per dopo. Ecco, metti che qualcuno, che è un po' anche lo scopo di questa puntata, qualcuno voglia costruirselo un kicker, dopo magari vediamo anche un eventuale rail. Se io volessi, ecco, andare sulla montagna dietro casa e farmi un kicker, portarmi su due pale e mettere su un kicker con i miei amici. A cosa dovrei pensare? Io ti dico la verità, l'ultima volta che l'ho fatto saranno stati 10 anni fa, era veramente
sotto casa, perché proprio casa dove abito, perché c'era tutta una campagna, una discesa, aveva fatto un botto di neve, era tipo il 2012, una super nevicata qui in centro Italia, e siamo andati a caso proprio, non sapevamo dove mettere le mani, mi ricordo che mettevamo le tavole una sull'altra per costruire il dente, per dargli la forma, ma cose che vedevamo fare online sui movie di snowboard, neanche online, forse non lo so dove le vedevamo queste cose, e cercavamo di imitare chi andava in backcountry a costruirsi i kicker, ma qual è la tecnica esatta per costruirsi un kicker? Costruire un kicker è una cosa abbastanza semplice, nel senso, se uno vuole divertirsi fuori e farsi un saltino, può costruirlo ovunque, nel senso, dipende dal proprio livello, ma è abbastanza semplice. Nel senso che un beginner per costruirsi un salto basta che cerchi una piccola discesa e costruisca una sorta di salto dove, diciamo, senza esperienza basterebbe che la sua tavola, i suoi sci, non creino, diciamo, dell'aria sotto, diciamo, dalla base del salto alla cima, non creino dell'aria per non creare il famoso leg hop o low hop, senza star qui troppo a spiegare. Invece, per quelli che vogliono gasare e che gli manca veramente il park vero, dico, spero che avrete la possibilità di potervi guardare la montagna dove andrete d'estate, per sapere se c'è sotto roccia, piuttosto com'è la conformazione della montagna, ecco. Diciamo è la base di tutta la conformazione. Dopodiché, se sai cosa c'è sotto il landing, sei un po' più tranquillo. Si è fatto tanta neve, puoi anche sbattertene un po' di più, e appunto per quello lo step è cercare un buon landing dove andare a costruire un kicker. E cosa molto importante, secondo me, dipende dal kicker che vuoi costruire, chiaramente, però che ci sia abbastanza zero, e lo zero intendo la parte precedente, prima del kicker, per poter perlomeno ricreare un kicker vero da park, dove puoi impostare delle rotazioni o comunque controllare un po' il tuo salto. Comunque la cosa più importante, diciamo, è il landing, che ci sia un buon landing sotto della dimensione del salto che si vuole fare. Chiaramente che se voglio fare un salto di 4 metri non avrò bisogno di un landing che superi la misura stessa, diciamo, del kick. Voglio fare un salto di 10-12 metri, magari avrei bisogno di un bel landing con una bella lunghezza e una bella gradatura, ecco. Anche un po' Quella è inclinato, la quindi. cosa più importante. E vedere che ci sia un in-run, quindi una rincorsa consona dopo al salto che si vuole fare. Certo, Cosa perché molto la rincorsa ci importante. serve per superare il flat, perché chiaramente immagino, cioè. Ecco, una cosa che mi sono sempre chiesto, ogni volta che andavamo in montagna con le pale, insomma, facevamo il kicker, ecco, sul dente proprio, quindi senza parte di flat. Senza flat, quindi finito il kicker, direttamente il landing. Ecco, lì perdi tutto il tuo landing, perché è una caduta a peso morto, nel senso. Poi dipende quello che vuoi fare, eh. Se vuoi fare un cliff ci può stare, però comunque dopo le velocità sono ridotte, non c'è neanche bisogno di una costruzione lì. O a meno che il tuo cliff ha il landing che sia molto distante da te, nel senso, magari puoi costruirlo sul dente, però il tuo atterraggio non è sotto, capito? Magari la distanza tra te e il landing sono 7-8 metri, allora ok, perché il kicker dovrà andarti più in lungo che in alto. Se invece puoi sfruttare bene il landing, è da sfruttare con un buon flat, poi sì, magari sarà step down comunque il kicker, però avrà comunque il suo flat. Quindi ecco, prima raccomandazione, bisogna saper scegliere insomma dove posizionare il kicker. Quindi cercare che ci sia una zona di landing consona all'ampiezza del salto che si vuol fare, quindi non deve essere chiaramente un atterraggio in piano perché sennò ci mangiamo le ginocchia, ma quindi comunque un po' in discesa, e ci sia una buona rincorsa e che sia dritta questa rincorsa, insomma ci sia modo per impostare una rincorsa, diciamo, senza far curve Sì, eccessive, quella perché sarebbe la cosa più comoda e ottimale. Dopodiché, una volta che prima del kicker ci sono quei 2 o 3 metri di
sono dritto, Di tavola piatta, di insomma. garimpa, esatto, si può anche, cioè, nel senso, non stai costruendo un parco, ci può anche stare, nel senso, magari in fresca anche più divertente, a volte capita di costruire cose anche storte, dico. Chiaro. È fattibile, tutto sta a quello che stai andando a ricercare. Chiaro. Invece, ecco, ipotizziamo che abbiamo trovato la nostra location ideale col nostro sweet spot nel landing, con i nostri 5 metri di tavola piatta per prendere la rincorsa, eccetera. Passiamo proprio alla costruzione del kicker in sé. Ecco, io ho sentito scuole di pensiero diverse. Chi dice di mettere le tavole, ecco, come ti dicevo, avevamo fatto l'altra volta, le tavole una sull'altra per creare proprio il dente del kicker, quindi gli creavamo sta forma, facciamo sto stampino di tavole. Chi invece crea tipo dei mattoni di neve e poi li mette lì, li assembla e poi li ricopre di neve, oppure strato di neve battuta con la pala, altro strato di neve. Qual è la cosa migliore? Innanzitutto, cioè, non è che c'è un metodo migliore, sono quelli che hai detto sono pressoché tutti giusti, nel senso non ce n'è uno giusto e uno sbagliato. Quello che cambia è la situazione di neve che hai, nel senso che se c'è una neve molto gessosa e bagnata, sarebbe, diciamo, da stupidi mettersi lì a sbadilare, fai dei blocchi, vengono via tranquilli, te li porti lì, ti costruisci il tuo cassone con i tuoi blocchi. Dopodiché è la neve che è in mezzo, la spacchi su e dopo te lo shapi. E può essere uno dei modi. Quello delle tavole, anche nel senso, ti tiene la neve lì senza fartela scappare, puoi sbadilare di meno, perché comunque se devi creare una scarpata per tenere su tutta la neve per un salto, magari ce ne vuole di più, quella delle tavole è una soluzione. Ti dico, io non l'ho mai usata, preferisco sempre sbadilare un po' di più, avere un bel kickerozzo sotto e anche, cioè, secondo me, ecco, se si vuole costruire un kicker non bisogna mai, cioè, la neve per essere abbastanza deve avanzare. Ok. Per essere abbastanza deve avanzare, avere un bel coping, avere una bella transizione lunga, non essere timidi. Infatti sulla conformazione del terreno ti dicevo anche perché secondo me il modo più semplice per costruirsi un kicker è uno step up. Uno step up è uno dei salti più, innanzitutto, più semplici e più confortevoli per provare cose nuove. E lo step up ti permette che se trovi una costa giusta, tu devi solo scavare dentro nella costa, tagliare fuori la transizione e lo step up è fatto. Dopodiché, so che per alcuni magari può essere arabia quello che dico, bisogna farsi un po' una cultura se si vuole costruire un salto, bisogna un po' adocchiare quello che può essere una transizione, avere confidenza su questo tipo di cose. Infatti, a un beginner io dico costruisci il salto più piatto che puoi, poi sei sempre a tempo a dargli una transizione un pop. Perché se non hai confidenza ancora con l'attrezzo sotto i piedi e crei veramente tanto pop, finisci male. Fare il Chiaro, front flip o backflip che non vuoi fare. anche perché poi entrano in gioco un sacco di variabili che ci complicano la vita, perché se facciamo il kicker, poi c'è il famoso kicker che spara in alto, c'è quello che spara troppo lungo, l'angolo della transizione poi è Io importante, quindi. conosco tantissima gente, a me mi capita in questo periodo di vedere video e dico, cavolo, ragazzi, si vede anche che quasi potreste fare determinati trick, ma se costruite delle robe del genere, andate da nessuna parte. Bisogna avere pazienza e cercare di riprodurre in modo più fedele possibile quello che può essere un kicker da park, anche in fresca. Certo. Chiaramente le dimensioni ti permettono di costruirlo a mano, però Chiaro. adocchiare bene prima di costruire. Chiaro. Perché effettivamente se i kicker, tra virgolette, professionali sono fatti in un certo modo è perché sono ottimali in quel modo lì, insomma. Sì, esatto, perfettamente in questo modo. E invece quali Poi. sono. Vai, dimmi, dimmi. No, No, va, dimmi, scusami. dico, invece a livello di. Ecco, strumentazione oppure attrezzatura. Chiaramente non è che se uno vuole farsi un kicker nella sua montagna dietro casa, non è che si porta su frese e cose varie, anche perché dopo sono pesanti e tutto.
Però ecco, potrebbe essere sufficiente anche una di quelle pale da kit antivalanga, insomma, perché sono abbastanza leggere, potrebbero essere Sì, vabbè, sufficienti. certo. Quello che ti serve per costruire un salto è fondamentalmente un badile. Con la pala e il kit antivalanghe, sì, puoi costruire tranquillamente, anzi, si costruisce tranquillamente con quello. Chiaramente è piccola e se non sei in tanti, le tempistiche in base, chiaramente, sempre a quello che vuoi costruire. Perché, ripeto, se vuoi solo costruire un saltino che ti fa andare giù da una scappata di 20 metri, sicuramente serve 20 centimetri di neve che ci voli giù e fai da un salto della Madonna. Se vuoi costruire un bel salto con i padini piccoli, se sei in uno o due, ci vuole veramente tanto tempo. Quindi, se c'è la possibilità di potersi portare il classico badile rosso di plastica, quello lì ti salva la vita e ti permette di fare dei lavori veramente celeri. Chiaro. E quindi, ecco, ma senti, ma come si diventa shaper? C'è un corso oppure tutto, diciamo, imparare sul campo? Diventare shaper richiede, insomma, dei curriculum magari un po' particolari. Non so, io ero un meccanico prima, correvo in moto, costruivo fettucciati, salti per la moto, quindi nel senso non ero proprio estraneo a questo mondo. Comunque quando andavo a sciare andavo a ricercare appunto il salto, così ho sempre avuto una passione proprio per la costruzione di salti in generale, possono di terra, di neve, nella mia vita già da bambino, sai, rampettina di legno piuttosto che qualsiasi cosa. E quindi diciamo che innanzitutto deve essere una passione. Tue esperienze lavorative fanno in questo lavoro? Nel senso, non è che, cioè, capita anche, capito, che puoi fare, studiare, puoi diventare magari shaper, capito? Però devi essere una persona molto manuale, capito, che ci Certo. deve, te l'ho detto, alla fine è un muratore, È un muratore sulla quindi neve, certo. serve la manualità per diventare shaper, in poche parole, capito? Certo. Perché quando ti ritrovi lì dopo, se vuoi diventare veramente shaper dopo e non vuoi fartene solo un'esperienza stagionale, dopo devi avere a che fare con, sai, l'innevamento piuttosto che le motoseghe, scavatori, qualsiasi attrezzatura, capito, che ci può girare intorno. Quindi serve la manualità e una gran voglia di lavorare. Diventare shaper, appunto, visto che non c'è realmente una scuola, capito, c'è lui è il miglior shaper, come non c'è per il meccanico, come non c'è per il muratore, come non c'è per nessun lavoro manuale, sta un po' ai tuoi sacrifici, a quello che fa, a riuscirci a diventare. Ad Chiaro. esempio, io personalmente facevo il meccanico di macchine e camion, l'ho fatto per 7-8 anni della mia vita, dopodiché che ho iniziato da giovanissimo a lavorare. Dopodiché io ho deciso di vivere in montagna, io ho lasciato tutto e sono venuto ad investire qua. La mia fortuna cosa è stata? Mottolino ha comprato il bag, si è trovato in difficoltà perché c'era da pulire questo bag, non c'era ancora l'attrezzatura. Io mi sono fatto valere facendomi vedere che andavo a lavorare a pulire il bag senza avere nessuna certezza fondamentalmente, e sono guadagnato il rispetto, capito? Certo. Dopodiché, quando io mi ci sono ritrovato dentro, ci ho sguazzato abbastanza facilmente, capito? Perché dopo son venuti fuori tutte le altre tue, diciamo, caratteristiche, l'esperienza, la manualità e hai saputo cogliere l'occasione, insomma. Esatto, capito. Come non mi ha mai fatto paura, non so se c'era bisogno di qualsiasi, capito, lavoro. Cioè, alla fine lo shaper, il lavoro in montagna è molto collegato, capito, non so, alla meccanica, appunto al lavoro manuale, o quando capita, capito, che il lavoro di falegnameria, o quando anche capita soltanto che devi saldare un rail o quelle cose lì, capito? Cioè, per dirti, io ho la mia super passione, il jeeping, io a casa mi costruisco rail e cose, quando sono arrivato sbollentavo, capito? La prima stagione mi ricordo che ho bruciato due flessibili perché li avrò smerigliato tutti i rail tempo record, capito? Perché c'è, cioè, sta fissa, no? Dopo ognuno ha le sue skills. Chiaro, chiaro, che vanno di pari passo con la propria passione, chiaro. Esatto. Che poi, vabbè, io addirittura dopo quell'estate, quel trail building, ancora di più, ancora mi ci sono conciliato, no? Ricordando il motocross, ricordando tutto. Dopo io ne ho fatto una religione mia, secondo me, a me piace un sacco.
cosa. Si sente la passione che hai per questo lavoro. È anche una fortuna perché poter fare il lavoro per cui si ha una certa passione comunque è una bella fortuna. E, senti, invece abbiamo accennato all'inizio al discorso cartellonistica, reti, insomma, corde per delimitare. Ecco, accenniamo un attimo. Andiamo un po' fuori da quella che era la traccia o che era lo scopo iniziale della puntata, però secondo me sono informazioni importanti queste. Ecco, come interpretare bene un park e tutta la sicurezza che sta dietro al park? Innanzitutto, chiaro che per andare in park ci vuole il casco, questo non serve neanche dirlo perché comunque sta sulla segnaletica e tutto. Ma poi ecco, come ci si comporta dentro al park? Io tante volte vedo sciatori che girano sui landing giusto per affrontare una discesa un po' più ripida, perché chiaramente se vai su un L o un XL, il landing è Allora, parecchio steep, quindi gente va lì a divertirsi, cioè queste sono cose che non si fanno, giusto? certo, sì, infatti, diciamo, ogni società più o meno decide di svolgere la propria azione un po' come vuole, nel senso, faccio farti un riferimento, non so, Lax, che è uno dei resort più fighi che abbiamo in Europa, io ci ho fatto una stagione e non esiste fondamentalmente nulla, capito, che limita lo sciatore normale nell'entrare, soprattutto nella zipline, a fare ciò che vuole. Le aree e i salti sono sempre un po' preservati, capito, dagli atleti. Invece in Italia, secondo me, sotto questo punto di vista si fa molto lavoro, nel senso, io gliene do molto atto alla Mottolino per dirti quello che ci fa fare sotto questo punto di vista, che so che sono loro che spingono molto su questa cosa. Che su ogni salto, c'ho capito, c'è un cartello che limita, capito, molto la salita sulla terrazza, quindi rischiare di dalla terrazza di volare chissà dove, o comunque cercare sempre di mettere dei cartelli, soprattutto sui salti piccoli, dove ti dice ok, da qui puoi lasciare e puoi saltare, diciamo, in sicurezza. Tutte queste cose fanno parte della sicurezza di un parco, perché se tu arrivi davanti a un salto, magari ci sono 40 metri di rincorsa prima e te ne servono 7, tu non lo sai, prendi dritto per dritto, anche se in teoria uno dovrebbe avere un po' la concezione di questa cosa, e ti puoi far male. Chiaro. Mettere reti, tutte queste cose la mattina, per tutte le mattine, fanno parte della sicurezza. E altra parte della sicurezza importante, cosa che non si fa ovunque, è delimitare il park, lo snowpark. Cioè, quello parte da tutto, perché se tu hai uno snowpark aperto dove è collegata una pista, per esempio, a uno snowpark, è finita. Chiaro. Diventa un campo da battaglia Esatto. e diventa super pericoloso. Dopodiché è brutto da dire, ma tutti pagano e tutti hanno un diritto, quindi soprattutto le zipline, i salti M, tutti li usano. Perché nel senso fanno meno paura, quindi tutti vogliono usarli, e quindi è pericoloso. È molto pericoloso, e per questo si fanno tutti questi step di sicurezza, no? Per preservare un po' tutti. Cosa più pericolosa sono le zipline, e purtroppo lì, oltre che a cartelli e regolamenti all'entrata di parco, non puoi fare nulla, sono i famosi saltatori di take-off. Esatto. Sono pericolosi per noi che vogliamo fare un trick, ma che comunque dopo un po' che ci fai l'occhio sai se partire o non partire, quindi non ti innervosisci neanche più, capito? Non stai lì più fatti sangue amaro, aspetti, poi se ne vanno. Più che altro per loro. Questo però va al buon senso delle persone, che è la cosa più pericolosa che c'è in un parco, ma purtroppo non puoi partire. Ecco, magari per chi ci ascolta e non conosce il termine tecnico del saltatore di take-off, parliamo di chi nella zipline va lì e usa l'invito, ecco, insomma, il dente della struttura per fare semplicemente un salto. Esatto, che io sinceramente è una cosa che non ho mai concepito, nel senso Anche perché che ti distrugge tutto l'invito, vabbè, devi andare. uno, li distruggi, due, ci sono le piste che dico, se
se vuoi farti il tuo saltino, vai a bordo pista, fai il tuo Esatto, saltino. esatto. Poi hanno fatto tutti, vai a bordo pista, fai il tuo saltino, quando hai imparato vieni in snowpark e pian piano. O soprattutto, ma io mi chiedo, ma perché non usi salti S? Perché, cioè, non lo so, se, è sempre quella cosa lì che dici, ma perché vuoi stare più tra amici? Vabbè, ci può anche stare, ma cavolo, saranno uno, due, tre, ma le famiglie intere che vengono a fare i take-off. Cavolo, sti bambini qua non hanno più le rotule quando arrivano a 12 anni e se continuano a fare take-off. Quella è una cosa che purtroppo, cioè, esiste in tutto il mondo, in tutto il mondo, non ce ne puoi fare nulla e non capirò mai il perché. ma tipo voi, ecco, questa è una curiosità mia. Voi shaper, quando vedete magari, che ne so, che c'è qualcuno che diventa il saltatore di take-off seriale, che cominciate a riconoscerlo dalla tuta, eccetera, andate lì e lo fermate prima che lo segnalate, dite, senti, t'ho visto. Adesso ti rispondo in modalità professionale, non in modalità di forse quello che farai a volte. Comunque no, non gli dico niente. E te lo dico ridendo, però non gli dico niente. Chiaro, chiarissimo. E invece, ecco, io una volta mi sono trovato veramente, ero all'Ursus di Campiglio e ero in seggiovia, sulla cabinovia, per tornare sopra. E praticamente guardavo sti XL giganteschi, c'era gente che faceva numeri assurdi e c'era un paio di sciatori che si mettevano lì e facevano appunto, sciavano i landing. Quindi magari uno si era messo addirittura, aspettava che l'altro finiva di fare le curve, aspettava sotto al kicker e gli è cascato sopra uno snowboarder. Perché comunque, cioè, ma queste cose secondo me sono da pazzi, cioè, ma ti puoi mettere lì sul landing a scendere? Quelle sono cose da pazzi, appunto per questo ti ho detto, uno dei lavori che noi facciamo qua è appunto l'area LXL, è recintata con cartelli, con orari, scritte session privata solo per atleti e con solo per atleti intendo un po' venire dalla tua parte, anche un po' il titolo anche del tuo post, Kat. Nel senso che atleti sono tutti, cioè se io so fare 360 o anche solo saltare in XL dritto, ma come Dio comanda, io sono un atleta e quindi entro a saltare. Però preservo questa cosa: se tu arrivi con gli sci da gigante, tu non entri. Tu non entri, non entri a saltare, non entri neanche a farti un landing. Quella è la cosa più importante, secondo me, che dovrebbe essere fatta in tutti i parchi, perché dà sicurezza sia a loro che non si fa male, che a un atleta di saltare spensierato. Perché Esatto. se io parto in Iran adesso, io non sono un gran jumper, però io mi metto nei panni magari di un atleta dove deve staccare un triplo e si vede sotto quella coda dell'occhio uno sciatore che gli passa lì da parte, che penso che sia la cosa più brutta di tutta la vita. Cioè. È chiaro, ma poi, cioè, parliamo di rincorse a 70, cioè 70-80 km all'ora, ti stacchi e vedi qualcosa sotto, ti sbilanci, perdi la concentrazione, cioè ti fai male, capito? Rischi di far fare più male a chi sta saltando e sta facendo le cose come si deve, piuttosto che, cioè, se poi Sì, qualcuno ti casca sopra, tu te la sei cercata, però l'altro che colpa ce n'aveva, nel senso, vabbè, questa era una mia. beh, quello è un classicone. Poi noi per dirti avevamo anche a che fare che dobbiamo controllare anche il bag, perché come tutti magari pensano, cavolo, c'è il bag, posso provare, fare cose. No, no, fino a livello intermedio, anche abbastanza elevato, il bag. Se non lo vedi, secondo me stai meglio, perché fa male anche quello. Chiaro. Fa No, guarda. male, devi avere veramente una bella tecnica per dopo atterrarci in tranquillità. Guarda. Noi dobbiamo combattere anche con il turista, mi posso permettere il turista medio comunque, che ti dice il pallone, il gonfiabile, possono Non mi faccio saltare. niente. Anche no, grazie. Guarda, ti dico, ho intervistato un paio di settimane fa Filippo Kratter della Nazionale, abbiamo fatto una lunga chiacchierata proprio su questo per fare un po' di sensibilità, perché si è parlato dei ragazzi della Nazionale che hanno fatto tanto bag quest'estate e gli ha permesso di aumentare molto il livello, ma abbiamo fatto una bella digressione per spiegare che, ecco, non è che arrivi, c'è il bag, sei immune da qualunque cosa, non è che hai il codice dell'invincibilità e vai lì non ti fai niente, cioè le belle cartelle te le prendi anche su un bag normale, pensa su un super bag come quello che sta a Livigno, capito? Ti fai male uguale.
Sì, uno quello e due devi tenere in considerazione che se ci vai d'estate è una cosa, se lo usi durante l'inverno è un'altra. Devi tenere in considerazione che la plastica è sempre plastica, col freddo diventa ancora più dura. Tante incognite, fa male anche quello, quindi devi proprio provarci, sai, proprio quei trick dove vuoi metterti in gioco e dici, boh, non lo posso fare sulla neve, devo farlo lì, se poi. Chiaro. Poi puoi prendere un trauma cranico tranquillamente anche su un bag, eh. Chiaro, ma ti puoi mangiare le ginocchia anche se sei sul bag, puoi scendere di testa e ti dai la tavola sui denti, cioè dai. Quindi anche quello Chiaro. fattore da tenere in considerazione sulla sicurezza che c'è in parte. Chiaro, chiarissimo. Senti, invece qual è il jump più grande che hai costruito? Penso quello su Alivigno oppure, non so, all'Ax. Mi ricordo che Alivigno ne avevo visto uno gigante, non so se era 2 anni fa, forse era fine stagione 2 anni fa, che c'era tipo un Red Bull, un evento che non era neanche per gli snowboarder. Quello lì era un super evento che hanno fatto il Red Bull, Porca che troia. volevano fare un record di Ayrton. Esatto, c'era il record di Ayrton, esatto. Ma guarda, il jump più grosso che ho costruito è qua lì nel motorino, che è il secondo XL, che vabbè, da quando sono qua che me lo accudisco dopo durante la stagione, perché poi dopo ogni shaper ha il suo kicker da shaparsi tutti i giorni. E vabbè, niente, comunque quello più grosso è il secondo XL qua che ho costruito. Anche quest'anno, anzi, forse quest'anno è anche stato uno degli anni, l'anno quello che anzi, quest'anno, l'anno più grosso che ho costruito un kicker, quest'anno, secondo XL. Quest'anno rispetto all'anno scorso perché è un filo più grosso, lo zero è più basso, quindi più o meno il kicker è quello, ma è più grosso quest'anno, quindi sì, Ma secondo XL di motore. e di che dimensioni parliamo? Cioè, tipo altezza 8 metri, boh. Di cosa? Di Non lo altezza? so, non lo No. so, ho detto caso. Vabbè, 8 metri no, di altezza diciamo che è fuori dalla terrazza, che comunque sappi che è tutto molto, tante volte ma anche molto scenografico, vabbè, si girerà, diciamo, non te lo dico giusto perché non si può dire, sui 4 metri, no, una cosa del genere. Ok. Ma infatti ho Poi beh, la detto. dimensione del flat allo sweet spot sono 22 metri. Porca troia. 22 metri lo sweet spot più o meno è considerato mezzo metro sotto il knuckle. No, considera una cosa così, ma considerando poi il landing che c'è sotto, che è infinito, Chiaro, chiaro. infinito, e quindi puoi arrivare tranquillamente a 3-4 metri in più di quello che è lo sweet spot, se non di più. Senza Chiarissimo. avere l'impact, poi puoi andare dove vuoi. Certo. Se c'è il ginocchio vuoi, magari. Che spettacolo. E vabbè, ma io ho detto quel numero un po' a caso perché le vedo solo da lontano queste strutture, quindi non mi rendo conto. Comunque costruire dei kicker così credo che c'è una bella soddisfazione. Se non fosse per questa opportunità che ormai un po' di anni fa al motorino, diciamo, non è una cosa che ti capita tutti i giorni, perché comunque anche lì dopo sei uno shaper, sì, ma che tipo di shaper, cosa costruisci? Certo. Quello fa tanto la tua esperienza. Sicuramente costruire delle cose così grosse ti forma e non può. E ti fa anche da curriculum, dai, un po'. Sì, cavolo, sì, come? Sì, quello sicuramente. Ce n'è di riscontro, ce Ma senti, invece una curiosità, ma tu dopo questo Excel lo salti anche o no? L'hai mai n'è. saltato? Guarda, io ti dico la verità, io onestamente non sono un grande jumper, ma perché non ho la grande passione, io sono più un jibber. Dopodiché magari mi tolgo lo sfizio, ma non è che sono, capito, il grande jumper. Gli L li uso molto di più, ecco. E comunque no, oltre che a un dritto, no, assolutamente. Ma invece per quanto riguarda le misure S, M, L, XL, eccetera, le misure sono, cioè io immagino di no, però lo chiedo per correttezza di cronaca, insomma, sono diciamo soggettive da park a park, da struttura a struttura, giusto? Sì, decisamente. Sì, ogni park decide che misure dare ai propri salti e anche quanti numeri di quanti salti hai, nel senso. Chiaro, chiaro. No, però intendo, a volte
Capita che vado a Livigno, la M di Livigno la faccio. Vado all'Ursus, la M dell'Ursus mi sembra più grande, ci può stare, non è che sono fatti con lo stampo. No, assolutamente no. Ognuno ha la propria concezione, secondo me, di costruzione, quello che vuole portare, nel senso, 4 anni fa e qua i kicker M erano molto più piccoli rispetto, secondo me, l'anno scorso. Dopodiché, tutta l'utenza ha preferito i salti dell'anno scorso, non perché erano più grandi, perché appunto per questo erano costruiti molto meglio e con delle transizioni più lunghe ti permettevano, capito, di avere quel tipo di confidenza lì, quindi un salto piccolo a volte magari ti inganna anche su quello, capito? Chiaro. L'anno La scorso dimensione, che poi la dimensione non c'è, solo una transizione veramente lunga e dolce che ti permette. Comunque un salto, secondo me, un salto M meno di 6 metri non si può sentire, secondo me è anche già poco, però comunque sì, puoi partire da un 6 metri e andare a 10 metri, dai. chiaro, chiaro. E l'anno scorso era che erano che la linea M erano quei tre jump consecutivi che finivano giù vicino all'end point, giusto? Boh, Che no, non mi. finivano? No, aspetta. Che finivano dove? Non ho capito. Alla baita, io la chiamo endpoint, meet, come si Un chiama? Dal meeting. meeting. No. I nostri M sono affiancati più o meno alla linea XL Ok, dello ah, smartphone, che tra di loro poi ci sono intersecati i rail piuttosto che queste cose. Per farla breve, l'anno scorso c'era XL e andando verso la seggiovia avevamo la linea Oakley XL rail, poi c'erano gli M e poi c'era tutta l'altra zipline. Quella che dici tu è la IEP, che quelli sono i salti S, Ah, ok. che quelli lì sono il vero primo approccio, nel senso, se riesci a arrivare bene a landing su quelli, puoi iniziare a provare ad andare su un M. Certo. Lì tutto sta, capito? Ci sta, ci sta. E quindi, ecco, ma ha raccontato Mattia che tu ti sei costruito un jib, una linea jib nel giardino di casa, giusto? Oh, cavolo, mi è uscita una finestra. Sì, mi sono costruito un mio parchetto qua a casa. Ho Fantastico. costruito dei rail e ho comprato dei tubi di plastica e mi sono costruito sto parchettino con due saltini, un'ippettina, poi vabbè, vario ogni tanto in base a quello che mi copre la neve o dove mi venta, dopo io ricostruisco un po', Certo. appunto seguendo le conformazioni del terreno senza muovere sull'universo. Chiaro, chiaro. E niente, Fede, grazie mille, siamo andati molto più lunghi di quello che ti avevo detto. Spero di non averti rubato tempo che avevi per altre cose. No, guarda, mi ero tenuto, cioè tenuto a posto. Sapevo che dovevo fare questo, ci stava. E che poi io quando parlo delle cose che mi appassionano non mi fermo più, quindi ecco. Ma no, neanch'io, no, io sono un tipo che magari, sai, all'inizio mi dici parla cosa etica, sì, dai, va bene, eh. Poi dopo se mi prendo, ciao, io spero di non averti, aver parlato troppo. No, figurati, assolutamente. E niente, non so se c'è qualcosa che tu vuoi aggiungere che ti è venuto in mente che non abbiamo detto magari nelle domande precedenti, te le faccio aggiungere e se no ti saluto, Ma insomma. vabbè, io da jipper ti dico, ragazzi, costruitesi dei salti, ma fate anche un improve sui rail, se riuscite a fare degli spot in street, ancora meglio, se no compratevi dei PVC o dei corrugati e fate un improve anche su quello, che è strapratico, è molto veloce e ti regala delle belle emozioni, secondo me, senza fare troppo fatica, anche con poca neve. Chiaro, sono Senti. fighe le linee in G-Blind. E niente, questo è quanto. Spero di incontrarti presto. La prossima volta che verrò al Mottolino ti cercherò sicuramente. E spero che sia il prima possibile Dai. perché no. Andiamo a fare una cena con Matteo. Esatto. E niente, grazie ancora e speriamo di vederci presto, dai. Va bene, grazie mille. Buona giornata allora. Ciao Saluto. Fede. Ciao ciao. Però no, io il più grosso
grosso che ho costruito è qua a Livigno, che è il secondo XL di Livigno, che vabbè, ormai sono 2 anni che dico che è il mio cuccioletto e che lo accudisco sempre io. Alexa, stop. E Aspetta che se la rifacciamo, che mi è partita Alexa qua.